direttamente da Pescara. Sì. Forza, vai, eccolo qui. Grazie. No, io li ringrazio. Ah, pagati? No, assolutamente. Sicuro? Però è una bella... cioè, è emozionante, devo dire. A me mi emoziona questo, di la verità. Non... Fammi capire, è perché... Perché sta applauso tutto? Sei l'idolo? Non lo... ha offerto da bere ieri? Pagato no, perché i soldi. Non ce ne sono, niente. Vabbè, vai. Vai, vai, conduci. Le 9.45, buongiorno da Sport Italia, è tempo di campionato, ci dobbiamo tuffare nel vivo del campionato perché la terza giornata è ricca di contenuti e contenuto. C'è subito il derby d'Italia, Inter-Juventus, l'Inter che studia da grande contro una grande che si vuole riconfermare, la Juventus, l'altra milanese, sempre sull'asse che porta a Torino, sfida sempre di grande fascino. Torino-Milan, la Roma, primo serio banco di prova per la formazione di Garcia, in quel di Parma la Lazio deve sfatare la bestia nera a Chievo, ma il campionato, quello di Serie B, inizia oggi. C'è subito un super anticipo perché il Cesena si reca a Palermo. Gattuso ha vinto, ha salvato la panchina, ma deve trovare continuità. Il Pescara va a Varese, l'Avellino a Lanciano contro la Virtus. Insomma, di temi ce ne sono tanti. Noi li analizzeremo anche grazie al contributo di Michele Criscitiello. Andremo a leggere i tre principali quotidiani sportivi nazionali, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tutto Sport. Intanto saluto il mio compagno di viaggio, buongiorno Michele. Bene, bene, speriamo solo di viaggio per analizzare tutte le prime pagine. Partiamo subito con la Gazzetta dello Sport. Palacio, so io come fermare Tevez e la Juventus, risponde Arturo Vidal, l'Inter è forte, ma... E poi all'interno c'è un'intervista al cileno. Mi brucia ancora la sconfitta dell'anno scorso, il rinnovo è vicino, voglio l'Europa. Luca. Questo è un altro grande tema perché c'è una sfida nella sfida fra Inter e Juventus, la sfida degli argentini, Palacio da una parte, Tevez dall'altra. Ok, stop, ma bene, bene, bene. Grazie. Ha detto grazie, basta. Grazie. Vabbè, mi sa. No, vabbè. Di soldi non ce ne sono. Ho capito, ma avrei promesso qualcosa, per forza. No, no, non posso promettere niente perché. E mi spiegate perché è così forte sta applauso? Com'è? Se lo mangiano loro. Vabbè, senti un po', a parte gli applausi che ti fanno, che ti fa la platea, parli bene, hai un buon ritmo, quasi un'ottima dizione. L'unica cosa, sei un poco espressivo a livello di gestualità, viso, nel senso che ogni tanto cambia pure marcia. Nel senso che non mi posso muovere tanto perché non ho la spilletta, quindi. E che te ne frega? Vuoi la spilletta? No, no, perché? Ti faccio una spilletta per te. No, non c'è problema. Se sei con duro, sei con duro pure. Vabbè, col ragione, gelato, quindi è non giusto. È che la spilletta. Vabbè, no, l'unica cosa che mi dà l'impressione che tu parti con la quinta, ed è un vantaggio, e cammini, però finisci con la quinta. Non vai mai con la quarta, non vai mai con la sesta. Cioè, ti spiego, a livello di espressione ed espressività dovresti dare qualcosina in più. Su sì. Questo devi lavorare. Nel senso che la tua faccia così all'inizio e così alla fine. Cioè, una battuta, una risatina, una faccia seria, andiamo da, facciamo così. Questo qua invece mi sembra un pochino... Che anno sei? 83. Ah, siamo al pelino, eh? No, per me è proprio l'ultima possibilità. Alza, alza, alza. Dicevo, per me è proprio... Sì, parliamoci. Vai, facciamoci una chiacchiera, dai. Fatti un attimo più là. Se eri una bella ragazza andava bene, no, questa distanza. Siccome l'applauso è arrivato soprattutto dalle ragazze e da tutta la platea. No. Vai, dimmi. Dicevo, sono dell'83, ho 30 anni. Quasi, ho già fatti. No, li ho fatti il 25 gennaio. Ok. E niente, sono venuto qua perché, diciamo, era per me era una sorta di ultima spiaggia. Io... ho iniziato quando, subito dopo il liceo,
Però sentendo parlare voi, appunto, si parlava di trambate. Ah, io su questo penso che ne ho prese tantissime. Ho sempre lavorato, però non ho mai guadagnato nulla. A 30 anni, subito dopo Novara Lanciano, ero andato a fare Novara Lanciano, è stata una giornata tremenda sotto tanti punti di vista. Dopo, ripeto, tutta una serie di vicissitudini che non sto qui a raccontare, ho detto alla mia televisione per cui collaboravo che non sarei più andato a lavorare, uno perché non avevo più i soldi materialmente per andare in redazione e due perché a 30 anni insomma mi sono adeguato a fare altro. Io vivendo a Pescara, diciamo l'estate qualche cosa puoi fare. E poi ho letto su tutto il mercato web, perché comunque anche da casa rimanevo sempre aggiornato, ho letto che c'era questo workshop e allora ho detto ma investo questi ultimi soldi, ci provo. Se va bene va bene, se va male... Comunque ho provato a fare quello che più mi piace. Poi, però per me è stata, cioè, è un'esperienza bellissima questa. Io ringrazio tutti veramente di cuore perché non me l'aspettavo. Continua a raccontare, voglio capire, lascia l'applauso che abbiamo capito che comunque, come si dice a Sport Italia, nel gergo nostro, tra ragazzi ti godono. È assolutamente un termine tutto di Sport Italia, però quando uno dice vuoi bene una persona, ti piace, dici ti godo. Quindi? No, ti ripeto, Michele, la mia storia è questa, nel senso che ho sempre, con la mia ultima esperienza, attaccavo alle 7 la mattina perché c'era la rassegna stampa alle 8 e andavo via alle 8, alle 9 la sera, alle 7, quindi anche lì lasciavo, come dici tu, l'orologio a casa, però non mi è mai pesato perché a me mi è sempre piaciuto. Per dire, quella volta che a Novara Lanciano... Ma che è successo a Novara? Allora, venivo da tutte queste esperienze, non prendevo un euro, era un periodo... un euro? No, pochissimo, veramente, tipo, non prendo lo stipendio, non so, vabbè, però non lo diciamo questo. No, però per capire un attimo. Anzi, devo ringraziare mia mamma e mio padre che mi hanno sempre... Sostenuto, sì, come sempre. E mi dispiace, perché comunque mi dispiace, però... Spero di ripagarli un giorno. Però, ripeto, ci ho sempre creduto, però arrivi a un certo punto che lasci. Novara, ecco, ad esempio, l'ultima. Andiamo a fare Novara Lanciano. Il Lanciano si è salvato. Credi che penso che c'eri anche tu a Novara quella partita, insieme a Malù in tribuna, no. Li ho visti. Ah, sì. Novara Lanciano, che finì in pareggio, no? Sì, 1-1. Il Novara andava ai playoff, il Lanciano si salvò definitivamente. Pioveva? Pioveva, bravo, eccoli. Allora, io parto il sabato mattina alle 3, col pullman. Stava perdendo il Novara e poi pareggiò. Sì, esatto. Segnò per il Lanciano Falcinelli. Dopo basta, andiamo avanti. Sì, vabbè, comunque. Sono partito insieme all'operatore alle 3 di mattina con il pullman dei tifosi del Lanciano. Siamo arrivati a Novara alle 2:30, la partita c'era alle 3. Perché abbiamo fatto un servizio sul folcloristico, perché comunque era la prima salvezza in B della Virtus. E siamo arrivati allo stadio, va bene, ho fatto la partita, abbiamo fatto le interviste in diretta dagli spogliatoi, è stato bello, e ne abbiamo fatte tante di interviste in diretta, perché era la prima salvezza storica della Virtus, però noi eravamo arrivati col pullman dei tifosi della Virtus Lanciano, che per motivi di ordine pubblico se ne sono andati prima, io e l'operatore siamo rimasti a Novara, sotto la pioggia e a spasso per Novara, insomma, per farla breve. Poi abbiamo dormito in albergo e il giorno dopo alle 7 siamo ripartiti da Novara col treno e sono tornato a Pescara alle 3 del pomeriggio. Quindi sono partito alle 3 la mattina il sabato e sono tornato alle 3 del pomeriggio la domenica. E lì ho detto ma sì, io faccio tutto, è bello, mi piace tantissimo, però io vedevo i miei colleghi a fine mese lavoravano come me e guadagnavano. Io... Cioè lavoravo più di 24 ore, guadagnavo zero.
Io ho la mia fidanzata che è di Firenze, quell'anno è venuta a vivere, siamo andati a vivere insieme, io ho 30 anni, lei è 27. E qualche tempo prima abbiamo dovuto lasciare questa convivenza perché io non ce la facevo a sostenere le spese. Tutta questa serie di motivi, ho chiamato chi di dovere, ho visitato chi di dovere nella mia televisione, gli ho detto ragazzi io mi dispiace, vado via. E ora? E ora sto disoccupato, sto a casa e vi guardo dalla televisione, l'estate mi sono arrangiato e niente, non mi hanno richiamato, però probabilmente non ne hanno bisogno, comunque però non fa niente. Io comunque qua è una bellissima esperienza, a prescindere da come vada, perché comunque l'affetto dei miei compagni è... Cioè io in un certo senso ho già vinto, ecco. Andiamo avanti. Allora. Aspetta. Abbiamo